Croce di Ferro, la sponda cresciuta del lago Iseo e la Val Trombetta. Dalla sua profondità romantica con il mondo dei suoi caduti, essa si è data un mondo, grana su monta, caduti su mare. Come capoluogo di provincia alla città di Bergamo, città dei mille che, con i suoi 180 volontari, partirono senza nulla chiedere, ma con un unico scopo, l'unità d'Italia. È in onore e ricordo indelebile di questi uomini che oggi definano i garibaldini della colonia Garibaldi in unità storica con il loro presidente, il signor Stefano Stadini. Che il nuovo arbitro, il nuovo lombardo ha costruito e poi dorato al museo civico della scienza della tecnica, guardato da un'interessante copia racconta bibliografica, successivamente ampliata e arricchita con le donazioni di opere provenienti dalla casa di Cicerulzi. Inoltre, con l'installazione a Milano del suo Virgilio di Toro, a Corredo delle persistente navele, l'esposizione offre alla popolazione e alle scuole una completa rassegna della storia navale d'Italia. Agli eroi onesti, silenziosi e laboriosi di questa regione va il nostro applauso e la riconoscenza della nostra associazione, che è rivolta in particolare alle sue 15 medaglie d'oro al valor militare lombardo, di cui si ricorda per tutti il capo del Sanclasso, il professore Palombaro Emilio Bianchi, nato a Sondrio, nella provincia di Sondrio, il 22 ottobre 1912 ed ancora vivente. Operatore dei mezzi d'assalto su Bacchè durante il secondo conflitto mondiale, Bianchi partecipò ai due tentativi di forzamento della base inglese di Civitella e all'audace forzamento della base di Alessandria come secondo operatore del siluro lunga corsa, più noto col nome di maiale, condotto da parente di Marcello Luigi durante la pena. Partiti la notte del 18 dicembre del 41 da bordo del sommergibile Scilè, giunto in navigazione occulta.